Do la parola al professor Bocchi, che è un esperto di problemi della globalizzazione. In particolar modo ci interessa che lui ci fornisca in qualche modo una visione, no? Una visione per quello che riguarda la formazione nel tempo della globalizzazione e della complessità tecnologica, professor Bocchi. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono molto contento che i nodi molto grossi di questa situazione politica e culturale sono venuti in primo piano già con le prime relazioni, con le quali mi posso dire d'accordo al 100%, quindi vorrei solo ribadire però due cose che molto importanti che sono state dette. La prima, quando Dotti parlava del fatto che a un certo punto la metafora della scuola-azienda in realtà è una metafora totalmente ingannevole, perché semmai è la metafora di una scuola-azienda obsoleta o fallimentare, perché la parola d'ordine in tutti i contesti oggi è team building, naturalmente, e tutta la prosopopea dello stress che fa bene, della competizione che fa bene, è qualcosa non di distruttivo ma anche di autodistruttivo, perché qualunque ambiente conflittuale porta una dose di stress negativa, no? Quindi questa è una strada da non battere, e qui ci sta tanto provincialismo italiano che continua a copiare dal mondo anglosassone le cose sbagliate e obsolete, no? Perché le crocette fanno parte. Quindi voglio dire, noi dobbiamo trovare una strada nostra che in tanti termini, no, viene messa in evidenza anche dall'intervento di Scotto Di Luzio, perché se c'è un motivo per cui gli scienziati italiani hanno un successo strepitoso all'estero, i designer italiani hanno un successo strepitoso all'estero, non solo negli Stati Uniti o a Londra, che uno dice vabbè, ma in Giappone, dove in Giappone in genere lo straniero è anche emarginato, eppure ci sono scienziati italiani che fanno la carriera in Giappone. Questo è per la loro capacità di integrare in una scienza che purtroppo è carente di formazione culturale, la formazione culturale umanistica italiana. E questo, molti scienziati di successo hanno la formazione classica, ma se anche non ce l'hanno, però il sistema scolastico italiano ha dato una cultura che purtroppo nella formazione dello scienziato oggi è carente in tutto il mondo. E quindi, voglio dire, questi discorsi ci dicono che l'Italia deve essere all'avanguardia, comprendendo tutta la sua storia e comprendendo anche quello che di buono c'è in tutta la sua storia, rilanciando sul tappeto. Allora, da tutto questo discorso ovviamente le relazioni convergono sul dire che o gli insegnanti sono attori di cultura propositivi o non sono, perché in questo momento il paradosso qual è? Che la classe politica è da 20 anni che vuol far vedere che l'insegnante è arretrato culturalmente rispetto a loro. La realtà è l'opposto, cioè che sulle spalle degli insegnanti o delle persone di cultura italiana grava il compito difficilissimo di far capire alla classe politica che ci vuole perlomeno una formazione incrociata, no? Io direi che ci vorrebbe un'altra cosa, magari polemicamente, che ci vuole una formazione alla classe politica che non abbiamo mai avuto, perché non ci sono le grandi scuole in Italia, perché sono crollati i partiti di massa dopo l'89, insomma c'è un problema molto serio di formazione della classe politica, ma almeno non ci facciano credere che il pallino culturale ce l'abbiano loro in mano, no? Perché il pallino culturale, che lo si voglia o no, ce l'abbiamo in mano ancora noi, e dico noi perché anche l'università è in questo gioco che ha analizzato benissimo Scotto Di Luzio, e che quindi perlomeno i politici debbano capire che ci vuole un nuovo patto nazionale di alleanza in cui ci si forma a vicenda, no? Perché il grosso problema dei politici è che quando è venuta meno la generazione dei Kohl, che hanno vissuto la guerra mondiale, o addirittura in genere viene meno anche la generazione della Merkel, che comunque ha vissuto l'unificazione tedesca, è nata
in uno stato totalitario, noi non ci rendiamo conto delle forze e degli obiettivi di un sistema politico, no? E tornando a questo livello, noi ci dobbiamo rendere conto che si parla tanto di innovazione, si parla tanto di creatività, si parla tanto del fatto che l'innovazione e la creatività siano elementi chiave per l'Italia e l'Europa, e poi da parte politica si fa l'esatto opposto, si vuole omologare persone che invece devono essere individualizzate, perché, ripeto, io sono d'accordo con Scotto Di Luzio che è 20 anni che si fa così, ma comunque da 20 anni a qui c'è un tentativo di omologare l'insegnante laddove l'insegnante deve essere individualizzato. Allora, io quello che posso fare in questo contesto è riflettere su alcuni nodi che probabilmente gli insegnanti vivono sempre sulla loro pelle e che però sono assolutamente scantonate dai politici, perché non hanno la capacità i politici di trovare i nodi veri oggi dei problemi, e quindi ci vuole anche un'azione propositiva e di coraggio, no? Allora, chiaramente sarò abbastanza rapsodico, però penso che le storie che racconterò possano essere poi generalizzate a tanti altri discorsi. Allora, qual è il primo punto? Il primo punto viene fuori da un dibattito che avemmo 2 anni fa alla Casa della Cultura con Alberto Munari, che sapete è docente di Scienze dell'Educazione a Ginevra e ha avuto la grande fortuna di avere 2 maestri di grandissimo livello. Uno è Jean Piaget, che Munari, a cui è succeduto nella Facoltà di Scienze dell'Educazione a Ginevra, e l'altro è suo padre, no? Bruno Munari, che di tanti aspetti educativi era il grande designer esperto, no? Allora, niente, Munari partiva da quello che sembra un aneddoto, no? Che lui era al liceo svizzero come consulente e a un certo punto doveva monitorare quello che succedeva in certe classi, no? Allora, in tutte le classi c'erano, per così dire, gli studenti che si emarginati, ma perché si auto-emarginavano, no? Non stavano attenti a lezione, erano passivi, erano inerti, non gli interessavano gli argomenti, più ne ha più ne metta, no? Studenti su cui i professori non facevano tanto conto. Poi un giorno trova questi studenti nella ricreazione e loro parlavano in maniera emotivamente sollecitata delle modalità di truccare i motorini. E allora dice che improvvisamente questi studenti, lasciando stare l'argomento, ma avevano una conoscenza tecnica enorme, quindi una memoria di tutte le marche dei motorini, e soprattutto, diceva Munari, una competenza linguistica eclatante, mentre questi studenti la scuola li definiva come studenti a scarsa competenza linguistica. Allora, questa cosa, punto uno, ci dice una cosa che sappiamo dalle neuroscienze, no? Da Damasio, eccetera, eccetera, che non puoi avere trasmissione cognitiva senza avere una trasmissione emotiva. Ma poi Munari ha tratto un discorso molto più generale che è molto convergente con la mia esperienza e può essere anche con la vostra. Che quando noi insegniamo, noi non possiamo semplificare i problemi, ma possiamo essere ovviamente chiari, diretti, se vogliamo semplici. Ma se noi trasmettiamo oggetti complessi, dobbiamo essere noi stessi complessi. Cioè, un elemento fondamentale dell'apprendimento, che non deve essere pura istruzione, ma deve essere apprendimento, è costruire il mondo in cui si andrà ad apprendere. Prima si costruisce la scena e poi si studiano i dettagli. Allora, qual è un grosso guaio della scuola a tutti i livelli? Che gli insegnanti poi affrontano, ma affrontano perché hanno una competenza culturale. Che non funziona un insegnamento frammentato per cui studiamo singoli pezzi senza avere il disegno complessivo, no?
E chi ha bambini piccoli sa di cosa parlo. Cioè i bambini piccoli vengono al mondo con un interesse al disegno complessivo che poi completano con singoli contenuti, ma il loro bisogno formativo è la messa in relazione dei contenuti, non sono i contenuti isolati. Adesso questo è un esempio, ma chiaramente in questo caso i ragazzi non avevano nessun elemento per mettere in relazione il loro interesse tecnologico o anche di design con quello che faceva la scuola, e a mio parere su questo si può fare molto, no? Allora andiamo al punto politico fondamentale, no? Che gli attori della scuola sono gli insegnanti e gli studenti in carne ed ossa, non sono delle figure astratte di insegnanti o di studenti, sono insegnanti e studenti che hanno delle interazioni in un luogo, in un tempo, rispetto a difficoltà e rispetto a storie pregresse che sono sempre diverse. E a questo punto il nodo politico modo in cui bisogna interpretare l'intervento statale è estremamente messo in discussione. Perché che cosa fa lo Stato oggi in una schizofrenia che continua ad andare avanti appunto da un po' di tempo, ma che manifesta invece nei documenti attuali, no? Che da un lato lo Stato privatizza, quindi vuole disimpegnarsi, vuole lasciare il nucleo dell'impresa scolastica diciamo al mercato, l'hanno già detto bene in maniera molto sottile i relatori. Dall'altro però agisce in maniera burocratica dando delle regole che sono insostenibili perché sono troppo prescrittive. Quindi proprio lo Stato, che dopo la crisi dell'89 ha interpretato malissimo la situazione, ha detto noi ci dobbiamo disimpegnare, quando invece ci vuole un impegno più sottile, lo si disimpegna ridestando le nostalgie dello Stato forte che prescrive, no? Chiaramente c'è un altro punto di vista, no? C'è un punto di vista per cui lo Stato non dovrebbe prescrivere, ma dovrebbe operare da Stato facilitatore per innescare, per connettere dei processi che però partono dal basso e quindi dalla figura delle esigenze degli insegnanti. È chiaro che qui ci vuole molta cultura, non solo da parte degli insegnanti, ma da parte dello Stato stesso. Cioè, che cosa voglio dire? Che le regole possono far morire, sia per assenza di regole, anarchia, ma anche per troppa burocrazia, no? Ci pensate, una domanda, appunto, prima abbiamo parlato di sport un momento, no? Ma perché il gioco del calcio è così popolare in tutto il mondo, o anche altri tipi di sport? Ma perché ci sono regole molto generali che poi possono dare origine a un'infinità di partite diverse. Ecco, mi sembra che a questo punto lo Stato non si è nemmeno posto il problema, no? Perché le regole sono talmente invece a un livello più basso e prescrittivo che poi alla fine il risultato è che queste regole verranno sfarinate o verranno comunque rese poco cogenti e verranno fuori invece alcuni tipi di prevaricazione, no, che abbiamo già detto, può essere le prevaricazioni dei dirigenti scolastici, i quali poi hanno un potere notevole indipendentemente dalla bravura delle persone, perché le regole sono fatte male, non c'è niente da fare, no? Quindi è chiaro che tutto questo, per avere regole giuste, presuppone un passo indietro dallo Stato, ma dall'altra parte una maggiore consapevolezza del suo ruolo attuale, che è connettere le relazioni fra persone concrete e non tra fantasmi. E questo credo che sia un compito che gli insegnanti devono sottolineare, cioè persone concrete non solo nel loro percorso culturale e disciplinare, ma anche nelle difficoltà che affrontano, perché io sono d'accordo con l'analisi che sono state fatte,
la scuola italiana rispetto alla disabilità e la scuola italiana, per esempio, rispetto alla globalizzazione, cioè al fatto che noi oggi in molte classi abbiamo un mix di cittadini del mondo ogni volta diverso, un mix di persone che hanno formazioni alla storia o alla lingua molto diverse da quelle tradizionali, in qualche modo gli insegnanti lo stanno affrontando e lo Stato ovviamente sta abbastanza zitto sulla capacità di aiutare e di supportare gli insegnanti. Poi c'è un terzo aspetto che è ancora più fondamentale, che credo coinvolge tutti noi, no? Che il sistema scolastico degli stati nazionali europei, e quindi ci mettiamo anche il sistema scolastico italiano dopo il 45, aveva fondamentalmente il compito di formare a delle culture che si presumevano relativamente stabili. Che cosa voglio dire? Che si pensava che uno studente uscendo dall'università avesse trovato il punto di vista dal quale guardare il mondo e nel quale inserirsi sul mercato del lavoro. Quindi che la carriera degli studenti fosse sufficientemente stabile e poi la carriera lavorativa fosse sufficientemente stabile. Oggi non siamo più in quel mondo lì, no? Noi sappiamo che è inutile negarlo, no? Lo dobbiamo dire agli studenti universitari, che quando prendono la laurea possono anche prendere i master a Harvard o alla London School of Economics, ma quello non gli leva la difficoltà che gli può capitare o non capitare nel loro mondo del lavoro, di non solo di cambiare il datore di lavoro, che è il meno, ma di reinventare il proprio job, no? Perché noi vediamo che in un mondo con queste ondate tecnologiche, paradossalmente le professioni più aggiornate, quelle più legate alle tecnologie, sono anche quelle più obsolete, no? Perché poi cambiando la tecnologia hai un'obsolescenza rapida e non solo delle tue conoscenze tecniche, ma anche di quello che puoi o non puoi fare, no? Per cui la reinvenzione di nessuno escluso. Allora, qual è il grosso problema? Che ovviamente la scuola e l'università miracoli non ne possono fare, però devono innescare nei giovani dei processi di autoapprendimento. Io lo dico da docente universitario, no? Però credo che chiunque di voi a qualunque livello può fare questo discorso. Io dico da docente universitario, va bene, ci sono dei rituali, chiamiamoli così, ci sono gli esami, ci sono i test, c'è la prova finale ed è giusto ritualizzare queste cose, sono importanti. Però voi siete qua a scoprire la vostra passione o le vostre passioni, che io spero di convogliarvi anche come passione per la cultura scritta, leggere i testi, navigare, eccetera, eccetera. Però ci sarà qualcuno che trova soprattutto le sue passioni nello sport o nel cinema o nella musica, benissimo, ma allora lui potrà fare, se il percorso è fatto bene, la connessione di queste sue passioni con quello che insegno io. Questo si può fare a qualunque livello, perché oggi il problema, non l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, è che da un lato sempre di più le informazioni affluiscono sin dalla più tenera età ai bambini e agli studenti a tutti i livelli, sempre di meno hanno la capacità organizzativa di creare un sistema nel quale inserire questi contenuti. Ecco, la scuola questo deve fare, deve dare le connessioni, e ovviamente è una cosa diversa frammentare tutti i contenuti e cercare le connessioni tra i vari contenuti. Allora, in questo senso, ripeto, il grande alleato, se ci pensate, sono gli studenti, perché io credo, si parlava prima di Piaget, no? Piaget è stato uno delle persone più importanti che ha fatto capire che il bambino non è un adulto in miniatura e che il bambino invece ha un suo rapportarsi agli oggetti
che in un certo senso insegna anche agli adulti, naturalmente. Non a caso ho citato anche Bruno Munari, che è una persona che la pensava così. Cioè la domanda, no? Ma come mai ai bambini sono interessati, uno dice, le favole, no? Sappiamo che dietro le favole, che oggi in genere sono favole tecnologiche, no? Perché per loro è una favola anche il mondo dei dinosauri, il mondo dei mammut, ma dietro c'è un interesse per quello che noi chiamiamo il mito e l'immaginazione, cioè le domande di fondo. Chi siamo, dove andiamo e da dove veniamo. Questo interesse per le domande di fondo è un grande alleato per gli insegnanti, che devono dare anche la capacità di esserci ai ragazzi, e la capacità non si dà solo con informazioni fredde, no? Ora mi rendo conto che tutto questo è un problema, però qual è la soluzione di questo problema, almeno tendenziale? Intanto rivalorizzare il discorso dell'esperienza. Non è un discorso soltanto economico, ma come è stato detto giustamente da Dotti, l'esperienza è fondamentale nel percorso degli insegnanti, si migliora sempre. E poi la relazione tra l'esperienza e la cultura, perché se c'è un luogo in cui ovviamente l'insegnante può essere soggetto di formazione permanente, sono proprio gli insegnanti scolastici, no? Per cui è inconcepibile il fatto che la formazione degli insegnanti si fermi a un certo punto, perché sono costretti a fare delle cose routinarie. Il discorso delle ore è un punto nodale, ma non per ragionamento d'immagine, ma perché non è solo discorso banale, no? Le vacanze rispetto allo stress, riprendere, eccetera, ma perché il monte ore degli insegnanti non può essere percepito solo come ore di insegnamento, ore di organizzazione, ma deve essere percepito, come si cerca ancora di fare all'università, che purtroppo stanno svuotando per le giovani generazioni, anche all'università sta succedendo questo, come luogo di autoformazione, di formazione incrociata e qualche volta anche di formazione nel senso classico, per cui ci dovrebbe essere un maggior rapporto, per esempio, tra la scuola e l'università. Allora io credo che queste siano esigenze vitali che l'insegnante non può non percepire nelle sue attività di apprendimento e nelle sue attività di autoapprendimento. Cioè il fatto che l'insegnante è un soggetto e oggetto di formazione permanente non è un fatto da teorizzare, è un fatto intrinseco all'esistenza stessa della scuola e ai nuovi obiettivi che oggi si può dare, perché è vero, oggi la cittadinanza nazionale in qualche modo è stata compiuta, però c'è sempre un rischio, chi conosce la politica e le vicende dei nostri giorni, c'è sempre un rischio di degrado, e poi ci sono nuove frontiere come una cittadinanza europea e planetaria che sono necessarie e sono molto al di là di venire. Ecco, io credo che tutti insieme, scuola, università, insegnanti, dobbiamo pensare a un'agenda di problemi e di contenuti che venga sottoposto con coraggio alla classe politica, perché sono problemi anche della classe politica, perché se la classe politica non investe nel suo autoapprendimento, beh, vediamo la situazione tragicomica di una generazione europea che poi, quando si tratta di fare il problema dell'Ucraina, di affrontare il problema dell'Ucraina, è costretto a delegare tutta la Merkel, perché la Merkel forse è una dei pochi politici europei che sa di che cosa si parla, parlando di Europa centro-orientale, no? Quindi il microcosmo della scuola è anche il microcosmo della politica. In altre parole, io penso che noi dobbiamo far evolvere positivamente un sistema molto complesso, che è fatto di scuola, di università, della politica, del mondo del lavoro e degli studenti stessi, che, ripeto, hanno dei profili molto diversi da quelli di qualche anno fa, perché hanno un eccesso di stimoli e di informazione
e anche un ritrarsi della scuola e della famiglia rispetto all'organizzazione di questi stimoli, che invece è un fatto necessario. Allora, chiaramente, come l'invito a non essere timidi nei confronti della politica e quindi dire fino in fondo perché le cose non vanno bene, vanno malissimo in questi tentativi della politica di fare una buona scuola. Un'altra cosa importante è di non essere timidi nei confronti del mondo del lavoro, perché si dice che la scuola deve adattarsi al mondo del lavoro. Ma di quale mondo del lavoro? Di un mondo del lavoro che è in crisi esso stesso? Di aziende obsolete che appunto puntano sulla competizione e poi si estinguono, perché poi le aziende muoiono in una maniera notevolissima, e non solo per ragioni esterne del mercato, anche per incapacità manageriale, no? Di un mondo del lavoro che vuole creare degli specialisti e poi questi specialisti, quando cambia la tecnologia, rimangono a piedi, e voi sapete che poi c'è un dramma di una certa generazione di manager che in questo momento ha delle difficoltà a inserirsi. Oppure non pensiamo che il mondo del lavoro stesso debba iniettare dei principi di creatività e di innovazione che la cultura umanistica ha dato, che la cultura scientifica può dare nel momento in cui si allea e non combatte la cultura umanistica, per cui a un certo punto la formazione a un cittadino con la testa ben fatta, come dice Edgar Morin, cioè un cittadino che è aperto alle sfide della contemporaneità, è la migliore garanzia per essere poi buon specialista, buon scienziato e buon astronauta. Ecco, io credo che noi non possiamo sottrarci a porsi queste domande. Poi io lo dico da universitario, perché credo che il recupero culturale degli insegnanti deve essere fatto in stretta relazione con l'università, è chiaro, perché delle dinamiche di essere funzionalizzati ce le abbiamo anche noi, quindi certi problemi ci vuole un'alleanza più forte tra la scuola e l'università, ma soprattutto quello che io credo è che oggi abbiamo una situazione molto strana, per cui problemi di fondo che possono essere individuati abbastanza comodamente sulla base della nostra esperienza, vengono scantonati nel battage mediatico, in cui invece si mettono delle questioni in gran parte di retroguardia o fumose, proprio perché non si vuole dichiarare la propria incapacità culturale di andare a trovare i veri nodi. Allora i veri nodi troviamoli noi, e poi però creiamo un'agenda da sottoporre con forza alle altre istanze, cioè alla classe politica, ma anche al mondo del lavoro. Cioè, voi volete mondo del lavoro un lavoratore passivo o un lavoratore che faccia dell'innovazione e della creatività il suo elemento chiave? Allora questo lavoratore deve avere una formazione completa, e quindi questa formazione deve partire dalla scuola, perché se no non vengono innescati i processi di autoapprendimento che oggi sono necessari in tutto il sistema paese, in Europa e nel mondo. Grazie.